che hanno rapporti stretti anche con lo Stato islamico, stretti anche con lo Stato islamico, per fare pressione politica affinché questo campo profughi venga lasciato. Noi, ripeto, a questo punto dovesse permanere questo tipo di parere sulla nostra mozione, chiaramente voteremo a favore della nostra e contro gli altri, perché non accettiamo assolutamente che un tema così delicato come quello della protezione di veri profughi, soprattutto se sono dei minori, possa essere trattato con l'ipocrisia e con il tentativo di celare quelle che sono le vere responsabilità di quell'attacco. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Farina Daniele. Grazie Presidente. Come è noto, l'ONU si occupa, tramite una propria specifica agenzia, la United Nations Relief and Work Agency, di 59 campi profughi palestinesi dispersi tra Giordania, Libano, Cisgiordania, Striscia di Gaza e appunto Siria. I rifugiati palestinesi sono circa 5 milioni. Sono numeri che ci ricordano la storia delle guerre, delle risoluzioni ONU e della loro inapplicazione, che ci ricordano che il diritto palestinese ad una propria entità statale è un risultato ancora non conseguito e che l'idea che a due popoli corrispondano due stati è un'opzione politica non realizzata. A questi antichi torti si è sommato il fallimento della strategia di guerra che ha impegnato mezzo mondo negli ultimi decenni in Iraq come in Afghanistan, comprendendo anche l'Italia in questo mezzo mondo. Dovevamo esportare la democrazia e rischiamo di importare califfati. Abbiamo scoperto Yarmouk, questo campo a sud di Damasco, ufficioso, oltretutto non ufficiale, ai primi di aprile, quando l'ISIS con furibonda battaglia ha assunto in gran parte il controllo. Testimoni riferivano e riferiscono di centinaia e centinaia di morti, di esecuzioni sommarie e di migliaia di civili ostaggio della battaglia. Le testimonianze raccontano anche di un'area dove non fluiscono più cibo, energia, medicinali. Tra questi, tra coloro che sono bloccati in questo inferno, 3.500 bambini. Per l'ONU è situazione oltre il disumano. Ringrazio la collega Vannaiori per questa mozione che ci fa tornare la memoria, ma questo accadeva un mese fa ed è, diciamo, visibile, in questo si rende visibile il nostro drammatico ritardo. Sappiamo che né questa mozione né il 1,5 milioni di euro messi a disposizione dal nostro Ministro degli Esteri, sappiamo che non saneranno i nostri tanti errori, le ipocrisie, i silenzi, ma rappresentano quantomeno un tentativo di gesto concreto, e in queste poche parole stanno le ragioni del voto favorevole di Sinistra, Ecologia e Libertà. Grazie. È scritto a parlare il deputato Rabino. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sono stati affrontati in modo anche un po' generico, a volte anche un po' demagogico, temi di politica internazionale che riguardano la Siria, il problema siriano. Credo che non sia questa l'occasione di attribuire responsabilità all'Occidente, agli Stati Uniti, all'Europa, che spesso manca al suo dovere di essere forza continentale di stabilizzazione di tante crisi nel mondo, soprattutto nel Mediterraneo, soprattutto nel Medio Oriente, nel Corno d'Africa. Così come le responsabilità e le contraddizioni profonde anche dell'autorità palestinese nello scontro continuo tra Hamas e al-Fatah. Oggi, con questa mozione, che dobbiamo innanzitutto all'iniziativa della collega